Onorevole D'Arrigo, anche lei qui presente a Imperia a sostegno di Guido Abbo, sindaco, una campagna elettorale dura, pesante, anche un po' particolare quella imperiese, ma sembra che abbia avuto molta eco nazionale. Diciamo che noi siamo qui per sostenere un candidato sindaco, che è un candidato sindaco serio, affidabile, che ha un progetto per questa città. I cittadini di Imperia possono scegliere il loro sindaco al di là anche delle appartenenze politiche, perché si sceglie chi amministrerà le scuole pubbliche, chi aiuterà a trovare lavoro i nostri giovani. Quindi qui abbiamo un candidato veramente bravo, capace, che è capace anche di prendersi finanziamenti nazionali, perché adesso i 18 milioni della pista ciclabile sono stati anche frutto della loro abilità, oltre che del fatto che abbiamo messo a disposizione le risorse dei comuni. Quindi davvero qui a Imperia avete l'occasione, c'è l'occasione per continuare a cambiare la città e a cambiarla in meglio. E a livello nazionale questo governo come lo vede, cosa ne pensa, cosa succederà? Ma le premesse sono state per noi negative, 100 giorni che attendiamo di partire, discussioni solo sulle poltrone, un Presidente del Consiglio che non si capisce se può esercitare fino in fondo la sua libertà di manovra, quindi noi siamo molto preoccupati. Abbiamo visto molte promesse, non sappiamo come si realizzeranno, non c'è nessun dettaglio, i fatti per ora sono molto pochi e rischiamo invece di disperdere quanto di buono è già stato fatto e i sacrifici degli italiani, quindi bisogna fare molta attenzione, noi aiuteremo ogni volta che c'è un provvedimento per l'Italia, e però combatteremo ogni volta che si perde tempo e si fa perdere credibilità al Paese. Chiudiamo su Imperia, onorevole D'Arrigo, la ringraziamo. I simboli dei partiti avranno ancora un peso in queste elezioni comunali, soprattutto qui ad Imperia? Insomma, i partiti esistono, ci sono, e non bisogna vergognarsi della loro attività, perché i partiti sono fatti anche di volontari, di militanti, di persone che sacrificano il loro tempo per il bene comune. Quindi, ma è molto importante qui a Imperia, perché ci sono anche tante liste civiche insieme ai partiti e in particolare nel centro-sinistra, quindi noi siamo molto contenti di questo. Le due cose possono stare insieme. Grazie.